alla fine se ci fossero stati 10 minuti in più da giocare saremmo divertiti, l'Inter era in affanno, perdeva tempo, buttava palla, abbiamo recuperato tantissimi palloni nella tre quarti, ci poteva scappare il 3-3, era nell'aria. Rammarico perché il primo tempo abbiamo incontrato un Inter forte, che comunque stava in palla, che comunque era una buona consapevolezza, una buona gamba, sono stati molto bravi nelle transizioni e noi abbiamo avuto soltanto il torto di riattivarci poco tutte le volte che perdevamo palla. Invece poi nel secondo tempo siamo riusciti a fare molto bene questo tipo di lavoro, siamo stati molto più velenosi, siamo stati molto più rapidi, abbiamo recuperato molti palloni vicino alla porta dell'Inter, cosa che invece nel primo tempo ci è capitata quasi mai. Il rammarico è per... avremmo potuto mediare un po' di più quel primo tempo, mediare significa uscirne con minor danni, star più dentro la partita e poi avere forze fresche e brillanti per giocarci quel secondo tempo lì, perché sapevo che comunque l'Inter non poteva avercene, hanno fatto giocare gli stessi, quindi alla fine sono crollati. Invece noi con due giocatori rapidi l'abbiamo riaccesa la partita. Peccato. Aver perso questa partita mi fa molto male, mi rammarica molto. La squadra, ho detto cose che la squadra sa, se noi si gioca sbagliando determinati principi non possiamo più giocare in questo modo e quindi dobbiamo giocare fino alla morte, con orgoglio, con grande dignità, rispettando i nostri principi di gioco, fregandocene del risultato, ma rispettando i nostri principi di gioco. Sono stati bravi, ma non perché poi la Samp ha segnato due gol, poteva fare il terzo, perché non abbiamo tradito quei principi di gioco, perché abbiamo fatto un secondo tempo rispettando quei principi di gioco. Samp deve giocare un calcio intenso, deve giocare un calcio verticale, deve giocare un calcio di transizione feroce, quella è la Samp. Poi perde le partite giocando così, io dirò sempre bravi. Non può giocare un calcio diverso, non ci piace e non lo giochiamo un calcio diverso. È utile perché ci dà grandi insegnamenti. Cioè, ci fa capire che quei principi sono importanti, cioè, la squadra non può scappare dall'evidenza di alcune cose, quindi questa partita mi permette di rendere ancora più chiare alcune cose, di rendere più consapevoli i calciatori di che calcio bisogna morire o vivere. Quindi è utile in quel senso, ma c'è il rammarico perché la squadra ha detto che non si veniva a far bella figura a Milano, si veniva a fare risultati. Sul Chievo domenica adesso ci riposiamo, ci perderò sonno perché tanto è così, ma adesso devo metabolizzare questa. Ci penseremo, dobbiamo fare la partita da Samp, con i principi sui quali ci siamo contraddistinti fino ad oggi, poi ma da Samp.